Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2015. Vivere la città, capitolo 4. Trasporto privato o trasporto pubblico? Bella domanda da farsi mentre sto guidando la mia auto, che chiaramente è il trasporto privato. Allora, vi racconto una breve avventura. Nel Voga 2015, giorno 11, vi ho raccontato la cosa più avventurosa che mi è successa, quindi vi racconto un'avventura certamente meno avventurosa, per utilizzare questo aggettivo, ma comunque interessante, che mi è successa ad ottobre 2014. Ero a Milano, ero andato a Milano fino a ottobre per una serie di impegni, fra cui lo SMAU, che per me è stato un flop pauroso. Comunque, quel giorno di ottobre, credo fosse un sabato, c'era una partita di calcio a San Siro contro non mi ricordo chi, è il Saint-Étienne, una squadra francese, credo, e fondamentalmente quel pomeriggio sono andato in Piazza Duomo, perché volevo vedere alcune cose, forse ero curioso anche di vedere l'incontro dei cosplayer, non mi ricordo se era quel giorno o il giorno dopo, ma sta di fatto che non appena sono arrivato in Piazza Duomo, alla stazione della metropolitana di Piazza Duomo, e sono uscito, andavo per uscire proprio dalla scalinata che dà di fronte al Duomo, ho cominciato a sentire una serie di urla, cori e rumori vari, e una volta che sono uscito dalla scalinata mi sono trovato da una parte tutti i tifosi del Saint-Étienne schierati, che urlavano, gridavano, cantavano, lanciavano bottiglie, che era una cosa abbastanza discutibile, lanciavano bombe carta, e dall'altra parte della scalinata le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Al centro c'era questo corridoio in cui le persone passavano di corsa in mezzo al lancio di bottiglie e bombe carta. Vista la scena, sono tornato indietro, sono uscito da una scaletta laterale per cercare di capire che cavolo stesse succedendo. Non avevo idea di quello che stava succedendo, perché avevo capito che erano dei tifosi calcistici. Metà delle cose che sono successe le ho sentite il giorno dopo ai telegiornali locali, in televisione o leggendo il giornale, ma all'inizio non capivo che succedeva. Fatto sta che, dopo aver visto tutto il casino che c'era in piazza, il lancio di bottiglie e tra l'altro la polizia che continuava a sequestrare intere cassette di birra, allora io ho detto «va bene, allora evitiamo», sono sceso, dice «prendo il treno» e amen. Quindi che cosa è successo? Sono entrato in stazione. Una volta che entro in stazione, prendo il mio biglietto da bravo cittadino, timbro il biglietto al tornello, supero il tornello, mi giro, vedo che c'è confusione, vedo che c'è gente che arriva e si chiede cos'è questo rumore che viene da fuori, questo continuo scoppiare di bombe carta, sono lì che sto spiegando «ragazzi, guardate che c'è un po' di...» e si sente un rumore di bottiglia che fionda dentro la stazione, ma non si rompe. Ci giriamo, mentre mi giro vedo dalle scale arrivare un'altra bottiglia che arriva proprio a metà stazione, va in mille pezzi sul pavimento, e immediatamente succedono una serie di cose. Il bar della stazione del Duomo, che è gestito all'epoca era gestito da una simpaticissima ragazza cinese, viene fuori, si abbassa la saracinesca, si chiudono tutti dentro, e immediatamente il tizio della società dei trasporti esce dalla garitta, spalanca il cancello per l'accesso dei disabili e fa alle persone presenti «Presto, entrate!» E io mi guardo il biglietto «Ma no, ma l'ho appena timbrato!» E vabbè, dai! Saliamo sul treno, scendiamo in stazione di corsa, saliamo sul treno, che per fortuna arriva in quel momento e riparte subito. Ora, il treno parte, esce dalla stazione, fa poche centinaia di metri e si ferma in galleria. Io ero entrato sul treno e mi ero appoggiato alla parete di fondo, quella che dà sulla cabina di guida posteriore, in questo caso. Mentre il treno è fermo, passa con uno o due minuti, e comincio a sentire un suono che viene dalla cabina posteriore. Praticamente nella metropolitana milanese, come in molte metropolitane, c'è la ricetrasmittente tetra. Nella cabina di fondo qualcuno ha lasciato la ricetrasmittente accesa, cosicché si sente abbastanza bene una conversazione molto lunga che è in corso tra il conducente del nostro treno, che è ovviamente nell'altra cabina, la sala operativa della società dei trasporti e il conducente di un treno che capiamo essere il treno che è davanti a noi, nell'altra stazione, che è fermo, che per questo motivo siamo fermi anche noi, il conducente ha trovato un semaforo rosso, e questa conversazione va avanti per diversi minuti.
con uno dei due conducenti, che era sempre più preoccupato, sempre più alto nel tono della voce, e che continuava a imprecare in meneghino stretto. Quando ho letto sul giornale che cosa è successo, poi ho capito perché quel povero uomo stava letteralmente tirando giù tutti i santi alla radio. In pratica, un gruppo di tifosi scalmanati, probabilmente da un'altra stazione, non so, forse da San Babila, sono fatti una passeggiata, sono scesi, sono saliti su un treno. Una volta essere saliti sul treno, che fondamentalmente era il treno davanti a noi, hanno cercato all'inizio di rompere il vetro di una finestra, a calci. Dato che, come ci ha insegnato la trasmissione Mythbuster, il vetro temperato senza gli strumenti appositi non si rompe, a questo punto questi signori che fanno? Sono su un treno pieno di anziani, di bambini, di pendolari, quindi pensano bene di tirare una bomba carta dentro il convoglio. Poi ha tirato il freno d'emergenza, il treno si è fermato all'ingresso di una stazione, urla, e per fortuna il tiro della bomba carta non ha ferito nessuno, però il treno si è fermato, quello ha aspettato le forze dell'ordine, è successo un groviglio infernale. In questo groviglio infernale siamo rimasti fermi almeno un buon quarto d'ora, 20 minuti, in galleria, nell'oscurità più completa. Vabbè, sul treno c'era la luce accesa, un caldo tremendo, perché poi, quando sei chiuso nel convoglio con centinaia di persone, cominci a toglierti la giacca, a toglierti quello, a toglierti quell'altro, cominci a sudare, per colpa di un gruppo di scalmanati, di tifosi calcistici. Ma volevo condividere con voi questa avventura, perché comunque, nonostante tutto, resto del parere che, secondo me, dove il trasporto pubblico funziona, è la scelta migliore. E voi invece che cosa mi dite? Voi preferite il trasporto pubblico, oppure, nonostante tutto, avete delle necessità o dei motivi per i quali preferite spostarvi il più possibile con la vostra macchina, col vostro motorino, con la vostra motocicletta, con la bicicletta, con che ne so io? Fatemelo sapere con un commento qua sotto! Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era il capitolo 4 della serie di vlog Vivere alla città. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere subito quel buon profumo di nuovo iscritto, e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Io ho concluso, per cui grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!